Tanto questo sarebbe una bella botta di ripresa per l'economia, eh? Perché pensi l'edilizia che cosa non potrebbe fare, insomma, c'è una cosa virtuosa. Adesso l'Aquila è il più grande cantiere d'Europa, di fatto. Appunto, e anche l'Emilia è un grandissimo cantiere in crescita, sì, farà lavora PIL. Un sacco di gente, certo. Quindi, prego. Too much and for too long, we seem to have surrendered personal excellence and community value in the mere accumulation of material things. Non troveremo mai un fine per la nazione, né una nostra personale soddisfazione nel mero perseguimento di un benessere economico. Fin quando continuerai a pensare che i rifugiati abitano in lussuosi alberghi a 5 stelle e che ricevono dallo Stato un assegno di 35 euro al giorno. Fin quando sosterrai a gran voce che il jackpot della Sisal deve essere donato ai terremotati. Fin quando urlerai con malizia che lo Stato ha modificato la magnitudo in base alle leggi di Monti per non risarcire i terremotati. E fin quando continuerai ad ammassare beni, terreni, senza fine, mentre condividi i tramonti delle tue vacanze su Instagram. Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base dell'indice dello spread e nei successi di un popolo sulla base del prodotto interno lordo. Il PIL comprende l'attività di ricostruzione delle imprese edili e di quella dello smaltimento delle macerie e le sirene delle autoambulanze che suonano senza sosta. Il PIL mette in conto le bare acquistate per i funerali delle vittime di questo terremoto, le corone di fiori, i costi per le tumulazioni e il prezzo delle garze insanguinate, dei lacemostatici e delle bende per tamponare le emorragie. Comprende i cellulari di ultima generazione utilizzati per i selfie sui luoghi delle tragedie. Comprende programmi televisivi che valorizzano la violenza e il denaro e che adulano le natiche dei potenti di turno, di giornalisti, fotografi, conduttori televisivi, che vendono a caro prezzo un'informazione pornografica. Il PIL, però, non misura la disperazione delle famiglie che dopo una vita di stenti trovano la propria casa in frantumi e la propria tranquillità familiare che vola via, così, in una tranquilla e anonima giornata di agosto. Non comprende la bellezza e la poesia di un popolo che si unisce fiero e raccoglie tutto quello che può per destinarlo a chi non ha più un tetto. Non comprende il coraggio dei cani da macerie o la forza del corpo dei pompieri e della protezione civile. Il PIL non misura l'amore del sangue donato per aiutare quest'Italia martoriata, né la nostra saggezza, né la nostra conoscenza, né la nostra compassione, né la nostra devozione per quest'Italia. Il PIL non misura né l'amore del sangue donato per aiutare questa Italia martoriata, né la saggezza, né la conoscenza, né la compassione e né la devozione alla nostra Italia. Misura tutto, in breve, tutto, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta. Può dirci tutto sull'Italia, ma non se possiamo essere orgogliosi di essere italiani.